colonnello Carlo Calcagni, che ha scelto le nostre strade per l'allenamento in vista del futuro mondiale di Paralimpico. Sì, sarà in Olanda a settembre e spero di andare a rappresentare l'Italia e di portare la nostra bandiera, il tricolore, che ormai per me è cucito sulla pelle, sul gradino più alto del podio. Sono qui in questa zona meravigliosa, Castel di Sangro, soprattutto perché ho un amico, un grande amico, Loreto di Loreto, che è anche un mio compagno di squadra del gruppo sportivo paralimpico della difesa. E quindi in occasione dell'evento che ci sarà domani a Lioni, io dono, organizzato proprio per sensibilizzare sulla donazione degli organi, ed è organizzato proprio dall'Associazione Nazionale di Trapiantati di Rene, Nefropatici, Dializzati, e quindi un evento che ha un'importanza sociale di massima rilevanza a cui non potevo mancare. E allora ho accettato di buon grado l'invito di Loreto di Loreto a trascorrere con lui questa meravigliosa giornata, e quale miglior modo se non quello di pedalare con gli amici in questi posti così incantevoli. Già eri stato da queste parti anche quando correvi nelle categorie amatoriali, o questa è la prima volta che vieni? No, da queste parti ricordo di essere passato in qualche gran fondo, forse anche tu, essendo della zona, ricorderai meglio di me. E qualcuna di queste salite, Capracotta, sicuramente la ricordo. Sì, ci sono passato, qualche segno l'ho lasciato anche su questa strada. Però proprio così, come ospite, passare qualche giornata e conoscere veramente il posto, che consiglio a chiunque di venire qui a Castel di Sangro, perché c'è veramente da rigenerarsi. Speriamo allora di averti qui ospite prossimamente. Beh, sicuramente, avendo questo amico e col quale condividiamo anche un'attività meravigliosa, che è quella dell'andare in bici, che sia in handbike, che sia con un triciclo, che sia con una bici, anche una graziella. L'importante è pedalare, e se poi uno pedala per la vita ancora meglio, perché lo sport è veramente vita. Considera che le terapie mi aiutano a sopravvivere, ma in realtà è la bici quella che mi fa vivere veramente. Grazie a Carlo Calcagni e speriamo di averti qui di nuovo. Grazie a voi per la splendida ospitalità. Grazie. Maresciallo Loreto di Loreto, che abbiamo sempre il piacere di vederlo sulla sua Indy Bike allenarsi sulle strade dell'Alto Sangro. Dopo le esperienze degli anni passati all'Invictus Games, quest'anno hai intenzione di prendere parte? Allora, quest'anno non prenderò parte, perché già ne ho fatti 4, quindi diamo possibilità anche agli altri di andare a gareggiare. Però abbiamo anche altre gare in giro per il mondo. E adesso stiamo preparando una gara di Lugano del campionato europeo, lì per la tappa del campionato europeo. Poi in questi giorni mi è venuto a trovare con grande piacere, sono contento, il colonnello Carlo Calcagni, che è un grande campione di vita e nello sport. Lui in passato veramente ha dato filo da torcere a tanti ciclisti. E sono contento, spero che ritorni l'anno prossimo, anche prima, anche in inverno, per vedere i nostri posti innevati. Mi ha fatto veramente piacere, oggi abbiamo fatto un bel giro da 60 km, gli ho fatto visitare anche le zone del Parco Nazionale Barrea e il Lago, e si è complimentato con i comuni che riescono a mantenere anche il mando stradale abbastanza adeguato anche per noi in bici. Sicuramente anche la pista ciclabile per voi è un ottimo campo per potervi allenare. La pista ciclabile è stata una grande invenzione e speriamo che prosegua con il progetto che c'è, che arriva fino al mare, almeno
ci dà modo di stare meno in mezzo alla strada e pedalare anche in sicurezza. Beh, allora in bocca al lupo per i prossimi Grazie, tempi. Grazie. Pietro Trozzi, che è solito allenarti con la Handy Bike sulle strade dell'Alto Sando, però anche se lui la usa come preatletismo perché è un atleta di sci, sappiamo che anche con la Handy Bike non ti fai mangiare delle sfide quasi impossibili, come l'altro giorno sei stato a Capracotta. E quindi come riesci a raggiungere questi posti, diciamo, con un mezzo che sicuramente non è usuale per queste zone di montagna? Ma spesso si sente dire abbattere la disabilità, abbattere le barriere. Io sono semplicemente tornato a fare ciò che facevo, andavo in bici prima, voglio tornare a fare quello che facevo prima, quindi faccio sci e handbike è perfetta per allenarsi perché lavoro molto aerobico e giro in questi posti perché le salite non sono impossibili, quindi io non abbatto la disabilità, con i miei ritmi pian piano mi diverto, mi ci metto qualche volta in qualche gara, oggi con voi, con amici, con te Giorgio, con Carlo, con Paolo, con Maresciallo di Loreto, sono posti ideali per poter allenarsi. Anche tu sei prossimo a delle gare con questa specialità? Farò qualche gara del Giro d'Italia o qualcosa così, però io ormai non delle gare per me finito. Nel 2010 ho un'associazione, si chiama Associazione Scientica Abruzzo, dove ho dei ragazzi che addirittura hanno corso in Coppa del Mondo, dove sono nati proprio da me, ed è questo il mio motto, fare sport in qualsiasi situazione. Ho ridattato tranquillamente la mia vita a quella che erano le mie passioni, senza tante menate dell'abbattimento di questi programmi che rimangono solo sui social, sui programmi televisivi. Oggi abbiamo pedalato con un Loreto che ha avuto una tragedia per causa di lavoro, con Carlo uguale, però io mi sento un ciclista, ovviamente con i miei ritmi, non ho l'età di fare, però i miei, come dire, 60-70 km li faccio sempre. Magari porterà qualche gara importante di sci alpino sulle piste del comprensorio. Beh, questo si può fare, sicuramente si può fare perché abbiamo tutte le potenzialità, quindi sono piste allocate fisse, quindi non è problema sull'Alto Sandro da anni. Ritorno al discorso di bike col passo allo sci. Io vado in handbike dal 1997, la prima handbike l'ho presa in Austria perché volevo ritornare in bici, quelle che erano le mie passioni. Poi ovviamente la mia passione principale era lo sci e ho fondato questa associazione dove dal 99 facciamo corsi di sci per disabili, la stazione è completamente accessibile, lo possono fare tutti, anche tu Pier Giorgio puoi sederti su quell'attrezzo sciare che è divertentissimo. E sì, si potrebbe organizzare tranquillamente un grandissimo evento qui perché ci sono tutte le possibilità e le capacità per poterlo fare. Sicuramente poi tu sei un precursore in tante discipline e quindi avrai modo di raccogliere i successi. Ma no, io sono uno normalissimo, come ripeto, ho solo seguito le passioni ti portano a sfasciarti, in questo caso mi sono sfasciato con una moto, però le passioni ti fanno risorgere, quindi a me tutti quei programmi, la cultura, la cosa che tutti devono fare, no, io semplicemente mi sono venuto inventato la bici nel 97 e lo sci, seguendo le mie passioni che mi hanno dato male, che bello, perché mi diverto in bici. E oggi ci siamo divertiti. E sicuramente sei esempio per tanti, per la tua portata di volontà. Grazie per Giorgio. Auguri.